Bentornati amici di Genitorialità e Tecnologia, puntata numero 59 con un altro ospite di eccezione. Oggi parliamo del fenomeno Hikikomori che avevamo già affrontato in passato, ma adesso vale la pena approfondirlo. Ci sentiamo dopo la sigla. Benvenuti a Genitorialità e Tecnologia, il primo podcast italiano che si occupa di uso consapevole della tecnologia in famiglia. Eccoci amici di Genitorialità e Tecnologia, puntata 59, abbiamo detto fenomeno Hikikomori, cause, rimedi e prevenzione. Come avete visto dal titolo, intervistato, ospite speciale, Marco Crepaldi, che è uno psicologo e che è il fondatore dell'associazione Hikikomori Italia. Benvenuto Marco al podcast. Grazie dell'invito. Perfetto, grazie per la disponibilità. Allora, entriamo subito nel tema, perché questa cosa è veramente, veramente interessante, nel senso che io ho sentito parlare di Hikikomori forse per la prima volta, non so, un anno e mezzo fa, però all'epoca forse era soltanto una cosa, non dico esotica, però era una roba che arrivava dal Giappone, non si capiva bene esattamente cosa fosse. Forse nel frattempo abbiamo fatto molti passi avanti per capire questo fenomeno. Ci racconti allora questa associazione, perché è nata, da dove ti è arrivata l'idea? Sì, purtroppo è ancora un po' esotica questa parola, sì. Facciamo un po' fatica anche noi a farla entrare nell'uso comune, ma sta cambiando e sta incominciando ad essere usata sempre di più. L'idea nasce nel 2013, io studiavo psicologia alla Bicocca di Milano, mi sono imbattuto guardando un cartone animato giapponese in questo protagonista che è appunto un Hikikomori, e rimasi folgorato da un qualcosa che mi sembrava talmente lontano e assurdo, ma allo stesso tempo vicino. E allora ho scritto la mia tesi di laurea e poi ho aperto il blog hikikomoritalia.it, proprio perché volevo capire e dimostrare anche per certi versi che il fenomeno era presente anche in Italia, quindi non solo in Giappone, come la letteratura dell'epoca diceva. Questo sito è diventato in pochi anni un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di capire di più di questo fenomeno, ragazzi quindi isolati, ma tantissimi genitori che oggi sono più di un migliaio nel nostro gruppo Facebook e sono anche distribuiti in tutta Italia in gruppi di mutuo aiuto che si ritrovano con dei nostri psicologi volontari, che quindi fanno un lavoro di, come dire, di cambio di approccio al problema che spesso appunto mette in crisi non solo il ragazzo ma tutta la famiglia. È un fenomeno appunto che ha cause sociali profonde, in Giappone la competizione sociale è altissima, infatti è una società particolarmente competitiva da un punto di vista anche di performance, di funzionamento sociale. Purtroppo questa competizione ha delle controindicazioni, ovvero che da una parte ti porta a performare ad altissimo livello e dall'altra ti spinge a una sofferenza emotiva e psicologica enorme, per cui appunto in Giappone si parla di 1 milione di casi, mentre appunto in Italia il numero per fortuna è ancora più basso, però secondo la nostra associazione siamo nell'ordine delle centinaia di migliaia, quindi comunque un numero impressionante per quanto non se ne parli, nel senso che poi il problema è così radicato, ma sulla stampa se ne incomincia a parlare, anche grazie alla nostra associazione che sta facendo un lavoro di sensibilizzazione in tutta Italia con eventi eccetera, se ne incomincia a parlare finalmente e noi vediamo che l'esigenza è fortissima. Ma è tutto veramente molto interessante, credo che stiate facendo veramente un gran lavoro, perché anche a me capita spesso poi di trovare comunque riferimenti sulla stampa, sempre più spesso, con la citazione della vostra associazione. Io farei un altro piccolo passo indietro, perché proprio perché, come dicevi all'inizio, è un fenomeno ancora poco conosciuto e soprattutto comunque un termine non tanto in uso nella gran parte della popolazione, farei un piccolo passo indietro per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Cioè, abbiamo detto centinaia di migliaia di casi in Italia, ma di che cosa? Nel senso, quali sono i sintomi? Chi è un Hikikomori? Che cosa fa? Hai ragione. Allora, l'Hikikomori è sostanzialmente una parola che è nata in gergo in Giappone per identificare coloro che si isolano dalla società, soprattutto giovani adulti, adolescenti e giovani adulti, che sostanzialmente si chiudono in casa, spesso anche nella propria camera da letto, e non escono per mesi, anni. Anche in Italia abbiamo visto che il tempo di permanenza all'interno della propria abitazione, nel senso di isolamento, è superiore sempre comunque all'anno, quindi non si parla di un isolamento, come dire, dovuto a una fase difficile della propria vita, un trauma, ma è proprio un isolamento che diventa interpretato come una scelta di vita, che quindi porta questi ragazzi a rimanere distaccati fisicamente, perché poi mentalmente
esiste un mezzo che oggi ti permette, nonostante la presenza del tuo corpo in casa, di essere completamente immerso nella società e ovviamente internet. E internet spesso è cambiato, confuso, soprattutto dalla stampa, come la causa di questo fenomeno. In realtà internet non è la causa, internet è una conseguenza di isolamento. Cioè, questi ragazzi lo utilizzano per rimanere in contatto col mondo esterno nonostante l'isolamento. Quindi bisogna stare attenti a non fare confusione, perché altrimenti si rischia di confondere appunto due fenomeni, due problematiche completamente distinte, che sono la dipendenza da internet, che esiste, ma è una questione a parte, poi c'è l'hikikomori, che è un disagio di natura sociale che poi sfocia eventualmente in un abuso di internet. Ma quali possono essere le cause per cui un ragazzo, una ragazza decide di chiudersi anche per più di un anno nella propria camera? Allora, io penso ci sia una causa macro, che è appunto la competizione sociale, la pressione di realizzazione sociale. Oggi tutti noi siamo, come dire, in corsa verso una ricerca di realizzazione personale, un successo personale che appunto viene costantemente confrontato, soppesato, misurato dagli altri attraverso quello che noi comunichiamo sui social, su internet in generale. E quindi c'è una competizione che si è spostata da una scala che è umana, come era forse fino a qualche anno fa, una scala nazionale, mondiale, che appunto sfrutta le nuove tecnologie per mettere in piazza quelli che sono i propri obiettivi, i propri successi. Quindi oggi la pressione su di noi è aumentata considerevolmente. Questo io credo sia la causa madre di questo fenomeno sociale. Poi ci sono tutta una serie di concause che possono essere identificate nella scuola, un malfunzionamento scolastico, una difficoltà di questi ragazzi a frequentare proprio l'ambiente sociale scuola per magari difficoltà di relazione con i compagni, bullismo, incomprensione con gli insegnanti, tendenza della scuola a standardizzare, quindi a sopprimere delle disposizioni personali a favore magari di logiche improntate sul mercato del lavoro. Poi ci sono cause familiari che sono legate di solito all'iperprotettività della madre, che in generale magari toglie al figlio la possibilità di svilupparsi in modo indipendente, con un'eccessiva invadenza nel controllo della sua vita. Insomma, è un argomento davvero vasto. Io invito già adesso a, come dire, informarsi, a vedere il nostro sito, il nostro canale YouTube, perché i temi che tocca l'hikikomori sono veramente a 360 gradi nella società moderna. In effetti comincia a diventare un'emergenza e proprio da questo punto di vista, visto che l'approccio di questo podcast è sempre molto pratico, noi vogliamo aiutare appunto i genitori, quali possono essere quindi delle indicazioni un po' per intervenire per tempo nel momento in cui si dovessero in qualche modo ravvisare cioè le avvisaglie di questo problema e poi soprattutto se ci sono delle indicazioni per prevenire questo problema. Sì, la prevenzione è fondamentale perché è un problema che tende a cronicizzarsi e quindi prima si riesce a intervenire, più possibilità ci sono di recuperare un ritorno completo alla socialità. Il primo vero campanello d'allarme, quello diciamo un po' più lampante, perché poi l'hikikomori è un malessere sociale, quindi si può identificare in diversi modi, però diciamo che quando il ragazzo comincia a manifestare una insofferenza nell'andare a scuola, bisogna interrogarsi perché. Cioè, se questa insofferenza è dovuta a una demotivazione a studiare, cosa che per esempio nell'hikikomori non c'è, oppure se è dovuta a una difficoltà pratica di riuscire a inserirsi all'interno della classe, di riuscire a trarre beneficio dalle relazioni con i coetanei. Ecco, quando c'è questa sofferenza, per cui per il ragazzo andare a scuola diventa davvero qualcosa di difficile anche, bisogna capire come si può aiutarlo a stare meglio, perché se lo si banalmente costringe a andare a scuola a tutti i costi, nonostante questo tipo di sofferenza, alla fine si arriverà a un punto di rottura per cui il ragazzo arriverà ad abbandonare completamente la scuola e non volerne più sapere in nessun modo. A questo punto il rischio è che già il problema si è approfondito perché sostanzialmente non si è fatto nulla per ovviarlo. E quindi bisogna anche chiedersi come la scuola può aiutare questi ragazzi. Noi lo facciamo proponendo alla scuola strumenti di studio alternativo alla presenza in aula, ovvero la possibilità di questi ragazzi di dare test, verifiche, interrogazioni al di fuori dell'orario scolastico, via Skype,
oppure avere la possibilità dell'insegnante che viene a casa. Insomma, bisogna un po' inventarsi degli strumenti per aiutare dei ragazzi che hanno voglia di studiare, ma che non riescono ad andare nel contesto sociale della scuola. Molto interessante, tra l'altro.